Oggi sembra proprio un ometto. Metto il cappello. Non metto il cappello. Metto il cappello. Non metto il cappello. E a tutti ragazzi, ragazzi, sono Silvia. Ci siamo qui tornati in un nuovissimo e fantastico video. Oggi raga siamo qui per parlare di un po' di drama, che novità. Oggi siamo qui per parlare del come e del perché ho fatto licenziare una mia professoressa. Bene, innanzitutto prima di iniziare volevo dirvi, come ogni video ormai da una settimana a sta parte, grazie per tutto il supporto che mi state dando, per tutto quello che sta succedendo in questo periodo, sia su Instagram che su YouTube, tutti i commenti, tutti i messaggi, sappiate che li sto leggendo piano piano tutti quanti, sto rispondendo piano piano a tutti, quindi vi ricordo che se avete qualcosa da dirmi, mi raccomando, fatelo. Se volete sfogarvi su qualsiasi discorso, se volete anche soltanto conoscermi, parlare con me, scrivetemi sul mio profilo Instagram. Io ragazzi li leggo giornalmente tutti quanti direct e cerco di rispondere più o meno a tutti nella maniera che mi è più possibile. Link qui sotto in descrizione, nick qua. A breve volevo acquistare una bandiera proprio qui da mettere, perché secondo me è un'idea davvero tanto carina ed è tutto più colorato. Non lo so, questa postazione mi piace, sapete? Però questa bandiera così è un po' spenta. Vorrei proprio una bandiera. Vi aggiornerò poi nei prossimi video. Bene, per non perderci in chiacchiere, oggi ragazzi sono qui per parlarvi di questa grandissima storia. Io direi di iniziare subito perché ho tante cose da dire e molti di voi potrebbero anche rispecchiarsi in questo video, quindi mi raccomando, seguitelo fino alla fine. Bene, devo prendere l'acqua. Per chi mi segue comunque da tot anni a sta parte, sa benissimo di tutta la mia situazione che ho passato con il bullismo, tanto che io ci ho scritto anche un libro sopra, che non è per spam o quant'altro, però se volete acquistarlo, link qui sotto in descrizione, che si chiama Le due facce della medaglia. In questo libro, per chi non lo sapesse, è una cosa che è collegata tutta al video, non sto sponsorizzando il mio stesso libro, non vi sto dicendo di andarlo a comprare, il link è qui sotto in descrizione. In questo libro ragazzi io avevo parlato di un pochino tutta la mia vita, quindi a partire da quando sono piccina così a fino adesso che sono alta così, cioè non è cambiato niente. E ho parlato della mia esperienza scolastica, perché come molti di voi sanno, se avete visto anche i video precedenti, se mi seguite da 250 anni, se seguite le mie storie, io ho sempre avuto tantissimi problemi con la scuola per diversi motivi, tra cui il principale è il bullismo. Io le elementari, ragazzi, le ho vissute nella maniera più wow. Io le elementari, ragazzi, ho frequentato una scuola delle suore privata. E devo dire, le scuole private, per quanto possono essere insultate, costose e viste male, io per esperienza personale le consiglio a tutti. Poi c'è chi ovviamente non ne ha la disponibilità e quant'altro, però ragazzi sappiate che comunque in queste scuole io mi sono sempre trovata bene. Guarda un po', l'unica scuola pubblica che ho fatto in cui non mi sono trovata bene sono state le medie e i primi 2 anni di superiori. Adesso che sono alle superiori private mi trovo benissimo, alle elementari private mi trovavo benissimo, all'asilo privato mi trovo benissimo. L'unica volta in cui ho scelto di andare alle scuole pubbliche mi sono trovata malissimo. Bene, io alle medie ragazzi ho vissuto un inferno. Ma questo è un discorso che io ho già fatto e rifatto in 250 video. Però ve lo devo ovviamente riassumere per farvi capire come siamo arrivati al discorso professoressa mezza che licenziata. Se stava a capire? Praticamente in classe ragazzi si era creata una bella atmosfera, nel senso che io isolata, tutto il resto della classe bene, ognuno dei propri amici, io isolata, io veramente mi auguro con tutto il cuore che questo video non lo vedano i miei vecchi compagni di classe, perché molto tempo fa mi è capitato di avere addirittura una discussione con loro, persone delle medie, che non facevano altro che rompermi le scatole. Sappiate che vi odio con tutta me stessa, mi avete fatto passare gli anni peggiori della mia vita. Bene, in questa classe ragazzi io mi sono trovata ma lì c'erano delle amicizie false, gente che una mentalità veramente da bambini, che facevano i gruppetti, che si isolavano, che ti isolavano. Poi c'era un livello di, diciamo, bullismo anche avanzato. Siamo arrivati anche a prenderci a ceffone, a tirare calci e pugni alla povera Silvia, cioè nel senso, io alle medie ragazzi posso autodefinirmi una scema, cioè ero veramente una scema, non reagivo mai, non dicevo nemmeno cacchio, ero proprio di un'educazione
io ero così, una statua, non mi smuovevo mai, niente. Adesso ragazzi, la prima persona che mi capita davanti o mi mena o ci comincio a discutere, perché credo che tutta la rabbia che avevo dalle medie ad adesso me la so portata avanti per tutti questi anni. E proprio per questo motivo, io l'unica persona a cui avevo affidato tutta me stessa era la mia professoressa. Non diciamo che materia, perché questa professoressa, ragazzi, non mi sopportava. Non so perché, chiedetemi. Chiedetemi quello che vi pare, ma non mi chiedete perché non mi sopportava. Non mi poteva vedere. Qualsiasi cosa io dicessi era sbagliata. Qualsiasi cosa succedesse, colpa mia. Silvia, sei tu che l'hai istigata. Ma se tu stessi un pochino più ferma, forse certe cose non succederebbero. Cioè, roba da proprio. Ok, c'è stato, ragazzi, questo giorno in cui ero in palestra. E per chi mi conosce ancora dagli albori del canale, questo proprio, ragazzi, questo è un video dedicato a coloro che mi seguono da 200 miliardi di anni. Quindi se non mi seguite da 200 miliardi di anni, andate a vedere qualche video vecchio dove io portavo un cerchietto. Avevo un cerchietto a pallini. È così che ho iniziato a fare video. E quel cerchietto a pallini, ragazzi, è tipo la mia vita, perché dietro a quel cerchietto c'ero io, c'era il mio personaggio, c'era Sivi Show, che all'epoca aveva 2000 iscritti, e mi ricordo ancora delle mie compagne che mi sfottevano e dicevano: Imis, non ti sei iscritta dal canale, dai, disiscriviti adesso, Pensa, se non mi importava prima, pensa ora. L'ultima cosa che farei è montarmi la testa. Proprio queste persone davvero me la smatterei come pochi, perché se lo meritano tantissimo. Sono state davvero delle persone orrende con me. Comunque, questa professoressa, ragazzi, non mi ha mai prestato aiuto in queste situazioni. Come stavo dicendo, mi hanno sfondato il mio cerchietto. Eravamo in palestra, ci stavano giocando, mi hanno tolto il cerchietto, ci stavano giocando, me l'hanno rotto, me l'hanno buttato nel secchio e se ne sono andata. E quando ho dato a loro la colpa, ma non alla professoressa, a loro proprio, sono da lì e ho detto: ragazzi, mi avete rotto il cerchietto? No, non l'abbiamo rotto noi. Non l'avete rotto voi. L'avete appena sfondato davanti ai miei occhi. Mi cerchietto. E questo, ragazzi, era soltanto una delle cose che succedeva. Poi c'era prendere la merenda di Silvia e buttarla. C'era spintonare Silvia perché ci va, insultarla. Poi vabbè, c'erano un sacco di cose che sinceramente adesso io ho lasciato indietro, perché ragazzi, che devo fare più di così? Niente. Tornarsi indietro. Meno male che non si può tornare indietro nel tempo, perché sennò a quest'ora, ragazzi, avevo fatto una strage. Io avevo chiesto soccorso mentale, psicologico, a questa mia professoressa, perché io mi trovavo malissimo in questa classe. Io all'inizio volevo cambiarla, però non mi era possibile perché tutte le altre classi erano piene. Ho fatto: vabbè, metti, cambi scuola? No, durante la metà dell'anno le scuole non ti prendono più, quindi ero obbligata a rimanere in quella classe. Io ho fatto tutte le medie in quella classe, io ve lo giuro, anni peggiori mai passati. Lei non mi ha prestato aiuto nemmeno un secondo. Queste situazioni, ragazzi, io le raccontavo giornalmente. Lei si lavava le mani, si toglieva tutte le responsabilità che aveva da professoressa, da, come si chiama, persona che comunque doveva gestire la classe, organizzatore, se ne sbatteva altamente. Niente, gliene fregava. Io, ragazzi, c'è stato un giorno, ancora me lo ricordo benissimo, mia mamma mi aveva svegliato per andare a scuola, mi sono svegliata in lacrime. Io non volevo andarci a questa scuola perché mi trovavo così male solo all'idea di andare lì ed essere derisa, presa in giro, perché lì avevo già aperto il canale, era tipo terza media. Insulti e le battutine, ragazzi, io avevo uno stress addosso della miseria, della miseria proprio. Infatti, proprio per colpa di questa professoressa che non mi ha mai prestato aiuto nelle mie situazioni più complicate, mi sono allontanata dalla scuola per ben un mese. Io per un mese smisi di andare a scuola. Ho infartato. Non voleva mettermi agli esami di terza media. Avevo la media del 7. La media del 7, quasi 8 su alcune materie. L'unica materia in cui andavo male era la sua. Allora, io e mia mamma siamo andate a parlare con la preside. E infatti, questa professoressa, dopo che casualmente la preside ci ha parlato, e io so quello che gli ha detto, perché la preside poi ha riferito le stesse parole a mia madre, le ha riferito che se lei non avesse preso nemmeno per mezza volta, ancora anche un secondo, mi avesse lasciato di nuovo stare e mi avesse fatto fare tutto quello che mi facevano i compagni, quindi se se ne fosse fregata di nuovo, l'avrebbero cacciata e allontanata. Perché una professoressa, specialmente una che gestisce la classe, adesso non mi ricordo qual è il ruolo preciso, dovrebbe solo ed esclusivamente aiutare i propri alunni, cosa che lei non faceva. Quindi ha detto: se tu non lo fai, tu verrai allontanata da questa scuola. Quindi ufficialmente la stava per licenziare. E io, ragazzi, quando l'ho saputo
cazzo stupida bottiglia, ho tirato un urlo di felicità. Io ero felice perché io questa io non la reggevo. E io da quel giorno, ragazzi, da quel giorno non sono stata più toccata da questa professoressa. Non mi ha fatto più battute scomode, non mi ha fatto più domande scomode, perché questa professoressa entrava anche nei particolari della mia vita privata. Mi faceva domande che non riguardavano assolutamente la scuola, di cui io ero tipo... Poi comunque avevo 12-13 anni, era un attimo un po' più... Se solo sapesse del mio coming out, questa professoressa, che lei era tipo una super... questi gay, sì, certo, fanno quello che vogliono, basta che lo fanno lontano da me. Una persona che... Ragazzi, questi professori non ci capiscono mai. Proprio mai. Questa era la mia esperienza personale con i professori e con le scuole medie. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi avete vissuto o state vivendo delle situazioni di bullismo. Se volete qualche appoggio morale, io sono qui per fornirvelo assolutamente. Avete il mio completo appoggio, perché posso capirvi al 100%, tanto che io, ragazzi, io venivo anche picchiata. Quindi diciamo che non è soltanto una violenza psicologica, era anche una violenza fisica. Quindi se avete bisogno di parlare con qualcuno, di sfogarvi, mi raccomando, sapete dove trovarmi, link qui sotto in descrizione di Instagram. Vi dico Instagram perché credo sia l'unico social dove ci mette in contatto faccia a faccia, e così abbiamo tipo la nostra chat privata. Beh, comunque scrivetemi, davvero mi sento una grande responsabilità addosso, perché so che molti di voi sono ancora in difficoltà con questa cosa. So che il bullismo è una brutta piaga sociale, nel senso che è veramente un problema enorme nella nostra società, che a distanza di 200 anni che esiste non è stato mai risolto. Tutte queste manifestazioni eccetera eccetera non sono servite davvero a niente, anzi sono andate a peggiorare, perché adesso il bullismo è sui social. Quindi, se avete bisogno di parlare, sapete dove trovarvi. Sarò la vostra psicologa per un giorno a titolo gratuito. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio ancora infinitamente per aver guardato questo video fino alla fine e di star supportando tutto questo, di essermi super vicini, siete davvero carinissimi. Io vi voglio un sacco bene, ricordatevelo sempre, vi mando un grande bacio. Trovate tutti quanti i miei link per seguirmi dove volete, qui sotto in descrizione. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. E niente, ragazzi, ciao. Ciao belli. Fa troppo caldo con queste luci, basta. Se avete un problema, parlatene. Sempre.